Buongiorno, oggi sveglia. Suocera arrivata che lei già va a lavorare presto, noi qua a Abbiamo dormire. 4:30, vedete voi. E ci ha portato la colazione. Pizza e focaccia. Mamma mia, queste sono le cose belle, vedete? Tu sei lì che dormi, lì c'è ancora sua figlia che dorme. E ti bussano e ti portano la figassa calda. Ora facciamo due bei caffettini e c'ho ancora le coccole negli occhi. Papi un corno, sei un monnello. Caffettino, time, e iniziamo la giornata. Anche Bernice fa colazione. Pippo, cosa fai laggiù? Vieni qui. Cosa fai laggiù? Vieni qua. E c'è Jessica ancora in branda. Mia suocera è andata via, che andava a casa, non andava a lavorare stranamente. Qui Bobby è ancora nell'oltretomba. Vabbè, io mi metto a fare un po' di lavoretti su casa su quattro ruote. C'ho la lista qua dei desideri dei lavori da fare su casa su quattro ruote. Bomba, iniziamo a fare qualche lavoretto. Questa è la situazione delle ore 10:40. Pippo dentro la gabbia nuova che non è tanto d'accordo. Però piano piano cercheremo di abituarlo. Adesso ce lo lasciamo 10 minuti, poi lo facciamo uscire, poi lo rimettiamo dentro. Cerchiamo di fare. Però il signorino se ne approfitta col suo papino. Invece con me già è meno. Se ne approfitta meno. Angelo cosa combina invece? Cosa stai facendo, amore? Cosa stai facendo? Mi smonti sempre tutto. Cosa fai? Allora, stavo finendo qua la canalizzazione Smonta del tutto. cinese, che gli ho messo la ventolina motorizzata in modo che quando siamo in mansarda col telecomando a distanza posso accendermi la ventola che mi porta aria calda in mansarda o spegnerla, perché Jessica non vuole troppo caldo là, io sì, quindi quando lei scenderà dal letto, quindi sarò sempre io che scendo per primo, l'ho messa per niente. Che Fine di una faccio, triste storia. ecco. Meno No. male che sa la verità, dai. E poi mi sono accorto che il passaruota di plastica, anzi tutti quelli che hanno camper gemellati o no, qualsiasi modello che hanno comunque, questi passaruota in plastica, revisionateli ogni tanto, perché mi sono accorto che c'è una venetta, c'era un pezzettino di plastica, plastica, Fallo vedere. e non si vede perché ora qua c'ho dietro un casotto, qua No, c'è buio, non si vede va bene, niente. nel senso gli fai vedere cosa Sì. controllare. Praticamente questo è il passaruota di plastica. Già dove vedete il nastro americano, le ho messo un pezzo di nastro americano per il momento, ma ora devo trovare la soluzione. E là dietro, nell'angolino, ci sarebbe questa parte, ma lato parete camper, è venata qua, perché sono plastiche, si venano facilmente. Essendo che si è venata, cosa succede? Lì sotto c'è le ruote. Quando piove che si va, l'acqua che schizza entra, infatti è entrata un po' d'acqua là dietro. Però meno male come ho fatto questo intervento, così andiamo a riparare anche quello. Se no, ora che andavamo incontro all'inverno, tutta la pioggia che uno prende quando va, succede solo se sei in movimento, se sei fermo, no, col rotolamento delle ruote schizzi l'acqua in su e ti entra dentro. Quindi è una cosa che bisogna sistemare. Sì, che uno magari non ci Sì, pensa. perché il problema è che originariamente qua sopra ci mettono i legni, è tutto blindato, quindi tu non ci puoi quasi arrivare. Qua c'era la truma, quindi immaginate, per controllare dovete togliere la truma praticamente. Ma se dovete andare dal gommista, visto che siamo in previsione dell'inverno e dovete magari mettere le gomme invernali, quando il gommista vi tira giù le gomme, chiedete se potete andare sotto a dare una controllata visiva, se vedete delle crepe, delle spaccature o quant'altro. È l'unico modo, perché se da dentro avete opportunità di guardare, vedete la luce esterna, quindi ve ne accorgete. Se no, da sotto vedrete tutto buio, quindi non sembra. Controllateli Siamo riusciti a mettere il pippotto dentro, sta già incominciando un po' a ambientarsi, sta mangiando le sue mandorline, la meletta, vero Pippo? bene. Pippo ha fatto il primo passaggio, che è nella gabbietta nuova, sta mangiando, perché se ne approfitta di me lo stronzetto. Io mi sono messo a trafficare, ora andiamo al brico che devo prendere due pezzettini di legno per fare il ripiano nuovo lì dentro dalla ruota di scorta. Prendo la gomma liquida, quella nastro della Bosti che ho usato anche l'altro giorno per il lavoro, che gliela metto lì sul passaruota in un punto che si vede luce. E poi devo, no, però devo ricordarmi poi di tagliarla col cutter, perché l'altro giorno a tagliarla con le forbici dell'elettricista mi sono rimaste impastate, l'ho dovuta flessibilare per pulirle. Oggi c'è un tempo, ragazzi, che vi inquadro lì, guardate che bello. Guardate che nero che è di là. Mi sa Cioè, che sta andando verso io lo Genova. spero, perché se arriva tutta quella roba lì, ragazzi, ci annega. No? Boh, vabbè, andiamo al brico. Arrivati al brico. Oh, c'è un vento, direi che non c'è più caldo estivo.
Ora ne andiamo qua sotto al Brico Key. No, Brico Center. Così prendiamo sto legno. Queste due cosine che ci servono, così va avanti con lavori. Legni acquistati. Jessica ha già visto poi come modificare lì al posto la gabbia di Pippo. Perché almeno ci posso mettere una scarpiera. Recuperiamo. Che altro, perché ora le scarpe. Aumentiamo pesi. No, non dobbiamo aumentare. Dobbiamo distribuire meglio le cose. Sì, bisogna distribuire meglio le cose, perché le scarpe ora sono un po' in giro. Almeno poi mettiamo tutto in ordine, Jessica è contenta, eh? Certo, deve essere. Ma mia bambina. Arrivati dal camperozzo. Non ho sentito qualche goccia. Mi sa che inizia. Io caffè voglio. Sì, due. Grazie. 4, 5. Caffettino time, come dice Anna. Dai, Alessandro e Anna, caffettino time. Caffettino time. Allora, tappa legni fatta, siamo tornati un attimo nel negozio dove abbiamo preso la gabbietta ieri per chiedergli se avevano la grilletta da mettere sotto, ma dice che in queste qua nuove ormai no, non ce l'hanno più. La freccia la usano gli indiani, eh! Vabbè. Ora andiamo a... nell'autoporto a fare carico e scarico, così ci togliamo un'altra cosa di mezzo. E poi mi metto dietro a finire di fare i lavori che c'è da fare, perché sennò qua a casa su quattro ruote è sempre un cantiere, eh? Poi Jessica mi sgrida. Sempre di tutto c'è in giro. Arrivati all'autoporto a fare il carico e scarico, è pieno di camion, ho dovuto fare 200 manovre preparate qua in teoria per entrare, però siccome non possono andare sabato e la domenica è pieno. Ora io devo uscire da qua e... questo è lo spazio che devo uscire, devo fare 200 manovre, devo fare tutta una S per uscire, vabbè. I piloti si vedono da questo. Siamo tornati nel parcheggio dell'Eurospin. È quasi ora di pranzo, ora ci mettiamo, io mi metto dietro a finire di quel lavoretto e poi andiamo a muoverci. Ho iniziato il lavoro e mi ha chiamato il mio amico Emanuele, quello del bimbo d'Arieto, mio nipotino. Se mangiamo qualcosa a pranzo assieme, noi avevamo appena preso le alette di pollo all'Eurospin. Però vabbè, andiamo a mangiarceli assieme a loro, insieme alla carbonara. Finisco più sto lavoro. No. E vabbè, sono gli ultimi giorni che ce lo possiamo vedere, poi... E poi farò i lavori, cosa devo fare? Buon, gli facciamo intanto il mangiare a Pippo, un po' di fave. Che è nella sua casetta nuova, si sta ambientando piano piano. Se ne approfitta di Papi, eh? Che quando c'è Papi fa vedere che non ci vuole stare, ma quando io stavo lì dietro a lavorare, lui era qua e c'era l'anta aperta all'armadio, quindi non mi vedeva. Stava in silenzio, giocava, anche quando noi siamo andati al Brico che è rimasto solo con Christian. Ballava, giocava, quindi è un po', tutte un po' scene sono, eh? Come i bimbi monnelli. Né, amore? Tanto ci devi stare poco, ci stai per dormire, se noi andiamo a fare commissioni lì dentro. Quindi sì, è vero, un po' più piccolo, ma alla fine vivi in giro per il camper tutto il giorno. Infatti. Vabbè, ci vediamo dopo, va. Siamo arrivati in casa, ora prepariamo il pranzo, qui c'è il Christian. L'unica cosa quando mangiamo. Ora vi faccio vedere un bambolotto bellissimo. Quanto è bello. Quanto è bello questo bambolotto. Sta guardando la TV. Lì c'è Jessica. C'è Emanuele, c'è Giulia, sono i genitori del bimbo, lui è il mio migliore amico. E questo è il nipotino. Guarda quanto è bello. Ciao! Tipo lo zio, ha gli occhi azzurri soprattutto, uguale allo zio. Tu guardi la TV? Pranzo tutti assieme, carbonara fatta Giulia, quindi se è buona, complimenti vanno a Giulia. Buon appetito. Abbiamo salutato i ragazzi, ora noi ci facciamo due passi perché guardate che bella giornata. Aperto il tempo e c'è il sole, bellissimo. I ragazzi stanno andando via in macchina, noi ora giriamo a destra, 200-300 metri siamo arrivati dal camperozzo. Così mi metto forse a finire di fare i lavori che devo fare. E poi a cena siamo da mia suocera che mi ha fatto il pollo con i peperoni stasera. Ci fa sempre bene. Pranzo da una parte, cena dall'altra. Non spendiamo soldi almeno. Ne abbiamo già speso abbastanza. Ne spendiamo già abbastanza in alto. Col camp. Col camp. Arrivati dal camperozzo. Comunque, io ho guardato sulle telecamere tutto il tempo e Pippo giocava col giochino, mangiava, parlava, cantava. Ben visto avanti. Quindi, è proprio ci frega.
Mozzarellina! Tanta pappa, si è sbranato tutte le fave. Sì. È anche a giocare. Ora trema. Sei bravo, amore. Guarda che noi ti abbiamo visto con le telecamere, poi ci sono le fave mangiate, le scorcioli del giochino. Vai, vieni, amore, sei stato bravo, amore, vieni. Dai, esci fuori. Vai, vieni. Bisogna abituarsi che quando esce può salire qua sopra comunque. Beh. Dai, vieni, amore. No, non vuole uscire. Vuole uscire da solo? Lascialo stare che esce da solo. Dai, vediamo. Vieni. 7 ore di video per aspettare che esce. Cucù! Cucù, ha già capito. No, non c'è niente. È lì, bravo. Bravo, amore. In equilibrio, Aspetta, amore, ti fai male alle zampette, però. Vieni. Vieni, che ti fai male alle zampettine, amore. Sappine, ma... Viene con Pappi? Viene con Pappi. Prova a metterlo sopra la gabbia. C'è lunga incastrata. Saluti Frollo, amore. Mm-hmm. Ciao. Mi chiamo Pippo, 8 anni. Poggiati lì. Bravo. Non è abituata a seguire sopra la gabbia. No. E già fai lì sopra, amore? No, non me la stiro. Tu mi prendi. Vabbè. Pippotto è stato bravo, l'abbiamo già fatto uscire. Ora ci spostiamo, così vado avanti con i lavoretti, eh? Cosa tremi? Che... È perché lì è strano stare lì sopra. Buona, ci spostiamo, va. Jessica mi uccide perché mi sono messa a lavorare con i vestiti normali. Ricordate che vi ho detto stamattina. Ha sentito? Delle perdite, dei passaruota. Ora ve le faccio vedere. Questa è la ruota posteriore sinistra. Ho alzato tutto il soffietto. Questo è il passaruota visto da sotto. Vedete lì dove ho fatto quel cornicione di silicone? Era tutto venato. Qui anche c'erano dei buchi. Li ho tappati. Non so se era comunicante dentro, però io ce li ho messi. Ce l'ho messo un po' di silicone, ma soprattutto qua. Ora poi revisiono anche l'altro dal lato guida, cioè dal lato passeggero, perché questo è il lato guida, scusate. In modo che se c'è qualcosa che non va, lo sistemiamo anche lì. Ora andiamo dentro. Lavoretto armadio finito. Fatto la sua mensolina, qua dietro dal tavolino gli ho messo una L per fare la rifinitura. Bello preciso, ora tutto in ordine. Ora guardo se con una calamita riesco a far tenere il tavolino attaccato lì, così non si muove più di tanto. E un altro lavoretto su cui la scuola ruota è stato terminato. Ho anche fatto la modifica, questo pezzo nero era della gabbia vecchia di Pippo che l'abbiamo tenuto e l'ho ritagliato per la misura esatta della nuova casetta del mio bambino. Sì, che è andata bene, che è quasi giusta. Sì, l'ho dovuto tagliare, sì, perché il 54A era proprio a filo, infatti l'ho solo tagliata da un lato. Oh, mamma mia, sono riuscito a recuperarlo, però dai, adesso è già contento. Ringhia. Cosa ringhi? Monnello. Mira, non sono monello io. Sì, sì. Siete voi monelli che mi avete messo tutta gabbietta nuova. Siete dei monellini, diglielo. Ma prima ti abbiamo controllato quando non c'eravamo, hai mangiato, hai giocato. Sì, è furbetto. Te ne approfitti di Pappi tu. Ora fai finta di pulirti, va. Monello. Allora, prese un po' di misure per capire come organizzare ora tutto il qua insieme. Però è arrivata l'ora della pappa, quindi, siccome mia suocera mi ha fatto il polletto con i peperoni, andiamo su da lei, andiamo a Cugliano a mangiarlo io, il pollo con i peperoni. Come on! Arrivati in quelli di Cugliano. Ok, camperozzo chiuso, andiamo su e ci mangiamo un bel polletto con i peperoni. Ma bella mattonata! Una bella mattonata da digerire per cena. Com'era il film che diceva? E poi al mattino topi morti, com'era? Alla mattina pollo con i peperoni, la sera peperonnata, se non me lo ricordo. Non per a casa. Starà per partire. Poi. 6:37. Guardate che spettacolo che ha preparato. Tutto per me, eh? Togli quello che devi togliere per gli altri e lasciare il mio, Guarda un po'. Chi vorrebbe avere una suocera così, eh? Scrivetelo nei commenti, vediamo in quanti vorrebbero una suocera che li prepara il genero, il polletto con i peperoni. Buon appetito. Ci vediamo su alla porta. Buon appetito a tutti. Buon appetito. Siamo tornati alla base. Cucù. Pippo l'abbiamo sorvegliato dalle telecamere, è stato bravo. Si è
arrabbiato? Cosa c'hai? Ah, li ha sbranati tutti ai crocchini. Sei arrabbiato? Mica. Bernice invece è contenta perché c'ha il tappetino di nuovo, bello lavato, profumato. C'ha la sua copertina. Amore, dorme a calduccio, eh? Eccolo, è arrivato sul ciglio della porta. Ciao, amore. Giornata anche oggi giunta al termine. Mi ha messo Pippo a fare la nanna per la prima volta nella sua casetta nuova. Speriamo in bene. È coperto. Stiamo facendo una bella camomilla per la buonanotte. Buonanotte. E ci vediamo domani con un nuovo episodio e altri lavori su Casa su Quattro Ruote. Buonanotte a tutti. Top number one. Top number one. Ciao a tutti. Buongiorno da questo spennacchiato che ha fatto la prima notte nella gabbietta nuova. Abbiamo già giocato, l'ho già spennacchiato tutto. Com'è andata la prima notte nella gabbia nuova, amore? Nella casa nuova? Nella casa al mare? Un po' arrabbiato. Questi guanciotti che ti li prende proprio. Subito un pochettino ne eravamo a letto, lo sentivamo che tititin saliva, scendeva. Poi se ne è fatta una ragione e è andata a fare la pappone. Guarda che ci sono le fave ora da mangiare. C'è le fave, c'è il fico d'India, c'è la mela. Pulisce, papi. Buongiorno a tutti comunque. Tutto lo staff, lì c'è Jessica, qui c'è la Bernice, il Christian è là sul letto che sta mettendo a posto il letto. Ci prepariamo e dobbiamo andare a tornare al brick a prendere un pezzo di legno perché ieri... Questa è la situazione dove c'era la gabbia di Pippo. Abbiamo calcolato con Jessica, siccome questa gabbia è più bassa, praticamente metto un ripiano che continua, sopra ci sarà la gabbietta di Pippo, come era prima, però sotto che ci rimane vuota noi ci mettiamo due cassettiere di plastica che facciamo, diciamo, la scarpiera, quelle che erano tutte dentro il boiler sotto alla dinette. Guarda già dov'è. Sono passati pochi secondi, se Jessica non taglia niente, guardate dove è dovuto andare. Cosa fai lì? Non puoi stare lì, amore. Sei un bimbo monello. Lì c'è Tito e Tito non si tocca. Che già gli hai fatto un segnetto alla... No, non si tocca lì. Vieni via di lì, dai. Vieni. No, è inutile che mi mordicchi. Devi scendere da lì. Monnello. Beh, sistemiamo il tutto e poi ci pensiamo. Ok. Camperozzo sistemato. Noi ci siamo lavati faccia, denti e tutto. Chris deve ancora andarci. Partiamo, andiamo al bricco. Oggi c'è una giornata spettacolare. Per fortuna, guardate che bello. Ieri c'era il nero, oggi è così. Questo è quello che offre la Liguria. Buona, vamos. Anzi, non vamos. Andumba. Belin. E siamo in Liguria. Si dice Andumba. Mi sembra di su. Sembra di sì. Andiamo. Vabbè. Siamo arrivati dalle officine. Ora andiamo a prenderci un briochino e poi andiamo a prendere i legni giù dal brico. Caffettino. Ginseng, bruscino alla crema, viola al pistacchio, espresso. Tavoletta presa, cassette per le scarpiere o roba varia prese. Andiamo a montare il tutto. E purtroppo, se vedete già la faccia brutta mia, vi ricordate che casa su quattro ruote, anche dopo la sistemazione della pompa, gli iniettori e via dicendo, c'aveva sempre qualche sbarellino, però non si sapeva cosa poteva essere. E ancora oggi no, è no innocuo. È un punto di domanda. Un po' lo fa, un po' no. Il problema è che da qualche giorno, cioè da un giorno all'altro, mi sono accorto che praticamente io prima, quando andava, sentivo il tubo che entrava dando un bel colpo. Dava un bel colpo la turbina, anche se la geometria variabile, che potrebbe essere più progressivo, ma sentivi una bella spinta. È da qualche giorno che non sento questo. E lo sento come se non avesse il turbo, ma il turbo c'è. E poi agli alti dà un po' di tiro. Ora ho fatto un controllo. Ho scoperto una cosa che non mi piace tanto. Praticamente, togliendo il tappo dell'olio motore, risulta che fa parecchio fumo. La causa del fumo che esce dal tappo dell'olio sono le fasce del motore dei pistoni che non tengono più.
ci manca anche questa e siamo poi a posto. Poi veramente compro un motore nuovo a sto giro, però non riparo questo perché ho il maledetto il motore, ho tutto il campo, maledetto il campo, non il motore. Quindi vi terremo aggiornati. Siamo partiti, siamo tornati qui dall'Eurospin, così andiamo avanti con i lavoretti. Io mi sono già messo all'opera, ho fatto un caffettino prima. Jessica è dietro al lavoro. Pippo rompe le scatole. Bernice, vabbè, dorme. Fai vedere che contento che è il pesciolino. Oh, che bello! Monello. Guarda, guarda, che balla. Vabbè. Questa più o meno sarà la situazione nuova. Abbiamo preso queste due cassettiere di plastica per metterci scarpe, ciò che serve. Una tavola di legno che per ora devo rialzare. E la gabbietta di Pippo. E là dietro mi rimane un po' più di spazio vuoto per mettere più comodamente forse la scala, le sedie o quant'altro. Il motopicco. Ora bisogna andarlo a perfezionare nei dettagli, fissare tutto bene che non si muove niente e poi è pronto. Situazione terminata. Alle scarpe ci siamo accorti che alla fine uno bastava. Non abbiamo tante scarpe, quindi nell'altro però approfittiamo di metterci altre cose. Nell'intercapedine rimasto gli ho messo il tavolino. Adesso mi compri altre. E sopra, guarda, c'è la gabbietta. Bene, perché fa rifinitura. Sì, perfetto. Il garage l'abbiamo organizzato un po' meglio. Ora pausa pappa. Ci sono le alette. Tardi, oggi. È tardi, sì. Infatti c'ho fame. Siamo andati un po' lunghi perché ci siamo messi a studiare il... come si chiama? Qua il... aiutami! Il garage. Ci siamo messi a studiare il garage e quindi siamo andati un po' lunghi. Vabbè, ora poi mangiamo e facciamo vedere il pranzetto. Ok? Buon appetito intanto. E sbraniamoci le ste alettine, un po' di patate e pranzetto anche oggi. È fatto. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito. E soprattutto c'è una giornata spettacolare oggi. Proprio bello bello. Non sembra neanche di quasi inverno. No. Bellissimo. Siamo giunti quasi alla termine del pranzo. Cristian ha acceso la TV, ha messo un video. Il paese più povero al mondo, che è il Burundi. E ragazzi, metti un attimo pausa. Ci rendiamo conto che abbiamo veramente troppo e non sappiamo cosa c'è al di fuori. Ora non sto qui a polemizzare giusto, sbagliato, bello, brutto, perché non sono nessuno per fare questo. Il problema più grosso secondo me è che ora, finito il video, spegni la TV, ti dimentichi già di quello che hai visto. Ora mentre lo guardi dici poverino, poverino, sì, però poi appena spegni torni al tuo loop. E delle volte invece bisognerebbe soffermarsi qualche secondo in più su quelle situazioni e capire quello che veramente abbiamo, quanto basterebbe poco vedere quei bambini felici con niente. Poi lì poverini proprio muoiono anche di fame perché non c'è proprio il cibo. Però ogni tanto bisognerebbe soffermarsi di più a guardare questi video e capire cos'è la povertà vera, che delle volte ci autodiciamo sono povero, però le persone povere sono altre. Purtroppo. Detto questo, finiamo di mangiare, di sparecchiare, di pulire e poi vediamo cosa bisogna ancora fare di lavoretti e andiamo avanti. Però poi prima di ricominciare, caffettino time. Quando sei esaurito non sai cosa fare. Sì, un pompa di calore è acceso. Sì. Quando sei esaurito non sai proprio cosa fare, quando compri le cose doppie, triple, allora ti reinventi. Chi si ricorda che avevo messo lì due faretti perché la vecchia cucina a gas aveva il coperchio? Non abbiamo mai usato quei due faretti, però adesso avevo un pezzo che mi avanzava. Quindi Alexa, accendi i faretti. Alexa, spegni i faretti. Eh? Col telecomando. Vabbè, oh, c'avevo sta farina qua che mi avanzava e te lo metto lì, almeno non si sa mai. Volessimo accendere ste lucette ogni tanto, ci abbiamo l'atmosfera giusta. Lo teniamo così, cosa dobbiamo fare? Eh? Io intanto sto lavorando e faccio cose serie, non come te che fai cose così tanto per fare, per passare il tempo. Non sto passando il tempo, sto... Smonta il motore. Rifaccio le fasce, i pistoni. Mettiti a smontare il motore, almeno passi il tempo, no? Ah. Ok. Tanto oramai conosci a memoria anche il motore, quindi non è che...
Cioè, potresti benissimo fartelo da solo. Ma infatti se cambio il motore che compro blocco me lo faccio io, non lo faccio fare. Proseguimento della giornata, possiamo fare la pipì a Bernice. Cristian si è preso monopatti. E per staccare un po' la spina, io ho fatto qualche lavorettino sul camperozzo. Ora ci facciamo una passeggiata a ritirare un pacco Amazon che ho dovuto prendere la pellicola di vetro per il telefono, che la mia si è rotta e quella di Jessica l'aveva tolta già l'altro giorno, che lì si era rotta. Così li proteggiamo. Andiamo dal cinese a prendere un tappettino antiscivolo. Però facciamo tutto a piedi, così ci facciamo due passi, sgranchiamo le ossa, stacchiamo la testa dal collo. Ma cosa fa? Ehi, la mia bambina. Guarda se c'è acqua, così la facciamo entrare e poi chiudiamo. Ha fatto la pipì? Attimi di corsa di Bernice. Basta. Già. Bernice. Beh. Mi viene addosso a tuono. Vuoi giocare? Dai, che già ci fa male i denti poi. Guarda, guarda che forza abbiamo. Pitbull, Ma se volesse la forza ce l'ha. Vuole sì, però è quello. Amore, io ho paura che ti cade in i già ce n'hai pochi. Buona, la mettiamo a nanna. Andiamo a fare queste due commissioni a piedi. Siamo dal cino, cosa hai preso? Ho preso questo che lo al tappetino, ok. Sotto la gabbietta di Pippo. Così non è un antiscivolo. In teoria è antiscivolo. Quello cambi dove da cambiare. Vuoi prendere dei bicchierini da caffè? Ah, sì. E poi andiamo a Filomena. Filomena. Bicchierini. Di... Sì. 1,95, quelli lì sono quelli di cartoncino. Poi forse quello di cartoncino regge più il calore. Più che altro non... sì, diventa un po' più fresco subito il caffè, perché... Quelli di plastica diventano incandescente. Via. Bicchierini presi. Camminata da Portovado a Vado dal Cinese e ora da Vado dal Cinese a Valleggia City. Sivicone, il mini bro col monopattino e noi a piedi. Tacche punta baby, 1, 2, 3. Tacche punta baby, 1, 2. Avremmo perso mezzetto. Mezzetto? Bah, quando torniamo forse. Però poi ci scofaniamo sicuramente qualcosa. Come entri, mangi. Però è vero che quando cammini, come l'altra volta quando io ho fatto i 10 km e sono andato a fare la vista lì a Chiasso, è vero, quando poi torni sei un po' scoppiatello. Poi vabbè, lì è stato tutto un po' improvvisato, diciamo. Tutto di corsa. Però ti senti che poi stai meglio. Perché scarichi, ti muovi. Il problema è che poi non lo mantieni, perché sei un pirla, siamo pirla, perché il tempo lo trovi, no, è pigrizia. Il chip che ti dice partiamo. No, io quante volte poi... però te lo dico e tu poi trovi qualche scusa. Sì, manca a me il chip. Ah, ok. Partiamo e andiamo, poi una volta che sei in viaggio vai. Devo fare come quando abbiamo... inizialmente io ho smesso di fumare, che ho deciso di farlo da un giorno all'altro e poi Jessica mi è venuta dietro. Questa cosa la devo far sul camminare, perché anche oggi lei non voleva venire a piedi, voleva venire col camper da adesso. E dove vado da solo? No, da solo non vado da nessuna parte. Non esci da solo. E allora bisogna che ora comincio più di una volta a dire vabbè, non vieni, vado da solo. E allora poi magari adotterò questo sistema. Vabbè dai, dietro la curva laggiù siamo arrivati. Passata la curva alle nostre spalle, qui c'è la rotonda della Tirreno Power e passato il cavalcavia della ferrovia c'è, che si intravede, il benzinaio dove c'è Filomena, la mia amica. Ritiriamo il pacco. Dai. Ok. Codice messo non è valido, perché non era quello giusto. Vabbè. Questo. Il tuo pacco è pronto. Ok. Questo. Ma l'avevi detto quello sotto? Quello sotto. Ci sei andato vicino. Via, posto. Sì. Cos'è? E sono gli schermi dei telefoni lì, le pellicole.
Eh sì, perché la mia mi si è rotta. Tieni. Cioè mi si è rotta, era brutta. Dovrebbe essere il bidone, no? Appunto. Là. Però mi sa che sono chiusi. Stiamo tornando alla base. Volevamo prendere la bresaola per Christian, ma già che è domenica, oggi chiude un'ora prima. Sì, sono le 7, manca. Sono le 8. Casa su quattro ruote. Sa chi sono? Li conosciamo sti youtuber? Guarda che bussa un po' se ci sono. Se ci ha. Non c'è nessuno, mi sa. No. Vabbè, andiamo a preparare cena, va. Prepariamo la tavola. La cena stasera sarà. Chef, sarà. I follower vogliono sapere cosa fai di cena. Beh, niente di che. Trofiette al burro per Christian. Perché la bresaola aveva chiuso. Sì. E per noi ho comprato l'altra volta questo qui dell'oro gel, un passato di verdura, però no, un passato di asparagi. Ci mettiamo i crostini. Ci mettiamo i crostini. E via. Ogni tanto ci sta, dai. Un po' di verdure. E il pippotto? Vieni amore! Non vuoi uscire amore, dai! Dai amore, vieni! Vieni! Non esci, non vuoi uscire. Besugo. Ti piace allora la casetta nuova, se non vuoi uscire? Secondo me, mi sa che gli piace. Zuppetta con crostini. C'ha la pipì verde poi. Sì, sicuramente. La plin plin verde facciamo. Vabbè, con tutti questi asparagi. Vabbè. Purifichiamo un po'. Il bro invece pasta al burro lì, concentrato con le sue cuffie, si fa il suo. E noi ci siamo messi un film. Che film è? Vicino all'orizzonte, quello è il titolo? Sì, vicino all'orizzonte. Va, vediamo com'è. Dimenticavo. Buon appetito a tutti. Buon appetito. La serata sta giungendo al termine, ma prima di che giunga al termine Mi sto incimentando a mettere a cambiare le pellicole e i telefoni. Sono armato di tutto, ora primis pulizia e poi si va avanti. Direi ottimo risultato. Pellicole messe, soddisfatto. Ora Nanna. Nell'impalcatura lì per Pippo. Ma non è proprio semplice. Bisogna trovare una soluzione più easy. Buonanotte a tutti, ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Ciao a tutti.